Benvenuti gentili spettatori a questa 23ª puntata di Polis, il primo piano sulla politica di Come Don Chisciotte. Passo subito a presentare i miei ospiti, che ovviamente già conoscete tutti, l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera. Ciao Umberto, buonasera. Buonasera a tutti. E il professore universitario Luca Lanzalaco. Buonasera professore, anche a lei. Buonasera a tutti. Come vi avevo anticipato la scorsa volta, siamo giunti all'ultima puntata di questa prima stagione vissuta insieme e ci tengo a nome mio, di Giulio, dei miei ospiti, il professor Luca Lanzalaco e Umberto Del Noce, nonché da parte di tutta la redazione, a ringraziarvi per averci seguito. Oggi non apriremo la puntata con il solito servizio, ma con qualche mia parola rispetto a questa prima stagione di Polis, che sicuramente vedrà la seconda stagione partire da settembre. Abbiamo ritenuto infatti fondamentale continuare in questa nostra opera di approfondimento e divulgazione rispetto a quanto accade dentro e fuori il Parlamento italiano, in quanto riteniamo fondamentale che si riaffermi una solida capacità di analisi critica della politica, troppo a lungo ormai bisfrattata o relegata a mero orpello nella concezione dei cittadini. Per troppo tempo abbiamo lasciato che la sfiducia verso le istituzioni e la poca preparazione dei nostri rappresentanti la facesse da padrone, allontanandoci sempre di più da quello che invece è il fulcro del patto sociale, la partecipazione politica dei cittadini. Nonostante sia corretto affermare che grazie ai partiti del cosiddetto dissenso tale partecipazione stia rifiorendo a piccoli passi, riteniamo che comunque essa non possa essere relegata a una semplice X sulla scheda il giorno delle elezioni, ma che debba essere costante approfondimento sull'agire di chi vogliamo delegare a rappresentarci. Approfondimento che deve essere sempre neutrale e non inficiato da leaderismi deleteri. Non abbiamo bisogno di leader, ma di un popolo consapevole. Ed è per questo che siamo anche contrari a qualsiasi forma di astensionismo, tanto elettorale quanto politico a 360 gradi. Come diceva Aristotele, l'uomo è un animale politico. Riappropriamoci quindi di una parte essenziale della nostra natura. Solo così, con lo studio, l'approfondimento, la ricerca, la critica, solo così potremo crescere culturalmente e coscienziosamente, e sperare di veder risorgere la nostra nazione e il suo popolo. Quindi grazie a tutti per averci seguito. Passiamo ad affrontare il primo argomento di quest'ultima puntata, una puntata molto ricca, che è quello della delega fiscale, perché il 12 luglio è arrivato il primo ok alla delega da parte della Camera e la palla è passata al Senato. La Camera appunto ha approvato il 12 luglio la legge quadro con 187 voti a favore e ai sì della maggioranza si sono aggiunti quelli di Italia Viva e Azione, mentre Più Europa si è astenuta. Al momento il provvedimento è in discussione in Commissione Finanze al Senato, alla quale è pervenuta anche la nota della Ragioneria di Stato che mette in guardia sulle coperture dei provvedimenti inseriti nella delega fiscale. Per spiegare in parole semplici di cosa si tratta, stiamo parlando di una delega attraverso la quale il Parlamento rimanda appunto al governo la revisione del sistema tributario. Parliamo quindi di IRPEF, di tassazione di impresa, di imposte, nonché più in generale del sistema nazionale di riscossione dei tributi. Un tema molto importante che ovviamente ha un impatto significativo sulla vita dei cittadini. Tra i punti caldi della delega, in questi giorni si è parlato molto di questo prelievo forzoso sui conti correnti che aleggia, mentre sembra sparita dai radar la pace fiscale voluta da Salvini. Professor Lanzalaco, la prima domanda è per lei. In un'ottica di equilibrio tra i poteri istituzionali, secondo lei è corretto delegare tali decisioni al governo, a maggior ragione in un momento storico di incertezze economiche? E che tipo di approccio si aspetta da Giorgia Meloni, che negli anni all'opposizione ha sempre criticato la forte pressione fiscale subita dagli italiani? Sì, la
Dunque, anzitutto c'è un documento importante della Ragioneria Generale dello Stato che mette in evidenza in maniera molto, molto precisa, punto per punto, tutte le incertezze che gravitano intorno, gravitano e gravano sulla delega. Quindi, gli effetti al momento non sono, questa è la conclusione della Ragioneria Generale, non sono prevedibili. Non sono prevedibili, bisognerà vedere come vengono effettuati i decreti attuativi e cosa succede in sede di legge di bilancio. È molto probabile, ma non certo, è molto probabile che manchino i fondi per far fronte alla riduzione delle entrate fiscali che ci sarà. Quindi diciamo che c'è uno ulteriore spostamento delle questioni più difficili da affrontare, le cosiddette patate bollenti, all'autunno, perché vi ricordate che già ne avevamo parlato a proposito della riduzione dell'orario di lavoro. Quindi ecco, Giorgia Meloni sta spostando in là i problemi più gravi, stringenti. Perché fa questo? Può essere una semplice tattica dilatoria che è tipica della politica, non sarebbe nulla di particolarmente nuovo, oppure può essere qualcos'altro, cioè quello di creare una situazione di tensione, appunto, in sede di legge di bilancio e arrivare al momento in cui verranno redatti il bilancio pubblico, la legge di spesa, a mettere in evidenza come sia necessario sforare i parametri europei. Quindi potrebbe, ripeto, potrebbe essere una fase di preparazione per una seria e, a mio parere, condivisibile spallata ai vincoli europei. Spallata che appunto non sarebbe l'unica che il governo Meloni ha dato, comunque sta cercando di dare ai vincoli europei. Esatto. E, Umberto, prima di farti la domanda, voglio mandare il primo contenuto che è una dichiarazione di Renzi proprio sulla questione del prelievo forzoso. Prego, Giulio. Hanno deciso di entrare nei vostri conti corrente. E chi l'ha deciso? Salvini e la Meloni. È incredibile, nella delega fiscale, anziché preoccuparsi di abbassare le tasse, il governo permette all'Agenzia delle Entrate e ai vari soggetti istituzionali di entrare nel conto corrente con il cosiddetto prelievo forzoso e portare via i soldi delle tasse o delle multe. È una cosa che Salvini e Meloni avevano giurato che non avrebbero fatto mai, anzi si lamentavano degli altri accusandoli di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Allora, io presenterò un emendamento la settimana prossima in commissione per cancellare il prelievo forzoso. Vedremo se Salvini e la Meloni si rimangiano anche questa promessa, ma sono curioso di capire cosa ne pensate voi. Vi leggo nei commenti. Allora, tralasciando la mania social che ormai ha preso tutti i nostri politici, Umberto, ti chiedo se puoi entrare maggiormente nel dettaglio, anche dal punto di vista legale, del prelievo forzoso, per spiegarci un po' cos'è e se davvero il governo può essere autorizzato a mettere le mani nelle tasche, come dice Renzi, degli italiani, senza passare, come di solito accade, per un giudice. Che ne pensi tu? Per prelievo forzoso si intende appunto l'entrata coatta dello Stato nei conti correnti e il prelievo senza autorizzazione. Chi possa farlo in astratto è così, tra l'altro ne abbiamo già avuto esperienza perché il governo Amato, ci ricordiamo tutti, o magari non tutti, però insomma, storicamente all'inizio anni 90, in concomitanza con l'entrata. Insomma, con l'entrata in vigore di Maastricht, il governo Amato aveva esercitato un prelievo forzoso del 6% sui conti correnti.
Quindi che sia possibile è vero. Qua siamo un po' sui tecnicismi, nel senso il ministro ha chiarito che non si tratta di un prelievo forzoso, perché si tratta di un'automazione, l'ha definita, perché già adesso in realtà l'Agenzia delle Entrate, insomma, può pignorare i conti correnti. Quello che vogliono fare è renderlo automatico e più veloce. Di fatto si trasforma un po' in un prelievo forzoso, nel senso, se leggiamo il testo, si parla di un discarico automatico delle cifre su cui, insomma, non c'è sulle quote, diciamo, di debito accertato, sulle quali non c'è in atto un contenzioso oppure una dilazione di qualche tipo. Quindi di fatto diciamo, il governo italiano, di fronte a debiti no, molto ingenti, quello che sta cercando di fare è di velocizzare e automatizzare le procedure di riscossione, perché ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha modo di sapere se i conti correnti hanno liquidità, quindi lo scopre al termine delle procedure di pignoramento. E quindi quello che vogliono fare è dare la possibilità all'Agenzia delle Entrate di sapere subito se un conto corrente ha liquidità, e eventualmente comunque la legge parla di scarico automatico, non di prelievo forzoso. Ognuno faccia un po', insomma, valuti se secondo lui si può applicare la definizione di prelievo forzoso alla procedura o meno. È vero in assoluto che lo Stato già oggi può pignorare i conti correnti, però ad oggi deve passare attraverso lungaggini burocratiche, giudiziarie, come un qualunque creditore, e si sta cercando un modo, appunto, di automatizzare questa procedura, evitare lungaggini, evitare che lo Stato cerchi di pignorare i conti, poi si renda conto che i conti sono vuoti, e si vuole un po' rafforzare la posizione dello Stato e garantire il rientro di tutti i miliardi, insomma, che avanzano. Ti ringrazio per queste specifiche, comunque corrette, anche se poi la sostanza è che la paura sia di vedersi, appunto, defraudati di determinate somme per il pagamento di multe piuttosto che di altre necessità. Passiamo al secondo argomento, che riguarda la questione carne sintetica, un argomento che abbiamo deciso di trattare perché il governo italiano ha preso una posizione molto netta su questo tema. Infatti il 19 luglio è arrivato il no del Senato, appunto, a questa carne sintetica, attraverso l'approvazione di un disegno di legge che introduce il divieto di produzione e immissione sul mercato di alimenti, bevande o mangimi costituiti o prodotti a partire da colture cellulari animali. Il provvedimento vieta anche poi l'uso di nomi ingannevoli per alimenti derivati da proteine vegetali in laboratorio, come ad esempio bistecca di soia o simili, hamburger di tofu. E questo disegno di legge è stato proposto dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, il ministro Lollobrigida, insieme al ministro della Salute Schillaci, che hanno appunto puntato a sottolineare l'importanza del principio di precauzione rispetto a questo tema. Professor Lanzalaco, io personalmente mi trovo abbastanza d'accordo nel vietare l'uso della carne sintetica, la produzione della carne sintetica, quindi, diciamo, tendo a definire questo un provvedimento anche coraggioso, visto i tempi che viviamo. Lei concorda? Che cosa ne pensa su questa presa di posizione del governo? Ma è un giudizio, una valutazione personale, nel senso che, essendo io sia animalista che vegetariano, tutto ciò che riduce le sofferenze degli animali negli allevamenti intensivi, nonché la loro macellazione,
mi fa piacere, ecco, quindi questo è il questa è la mia posizione, il tutto personale, ecco. Dal punto di vista invece politico, il certo, questo fa parte di uno contenzioso che c'è da almeno un paio d'anni fra alcune case produttrici di prodotti vegani che utilizzano appunto espressioni come hamburger di bistecca di eccetera, e i produttori di gli allevatori di animali da profitto. A mio parere sono due posizioni inconciliabili, nel senso che mi ricordo una campagna pubblicitaria abbastanza anche aggressiva da parte appunto degli allevatori d'animali, che dicevano, metteva a confronto due hamburger, un hamburger chiamiamolo normale, diceva qua è solo carne, e un hamburger vegetale, e proiettava tutto l'elenco degli ingredienti inclusi appunto incluse sostanze di dubbia provenienza. Si dimenticava però di dire che l'hamburger di sola carne è fatto con carne di animali che normalmente, se sono animali d'allevamento, che normalmente hanno subito terapie, e questo proprio d'ufficio, non so come dire, non è previsto dai protocolli, si hanno almeno preso una ventina fra antibiotici e medicinali di vario tipo. Quindi io penso siano posizioni inconciliabili dal punto di vista sia mettiamo, diciamolo, anche etico, dove si sono in gioco grossi interessi anche economici. Ecco, per concludere, io non mangerò nemmeno la carne, qualora la mettano in commercio, nemmeno la carne sintetica, ecco, perché mi sospettisce molto, per cui vado avanti con la mia il mio regime alimentare vegetariano classico. Ottimo. No, tra l'altro, proprio su come Don Chisciotte, se non sbaglio circa un mese fa, abbiamo pubblicato anche un articolo che specificava che sono stati introdotti proprio per gli animali nuovi farmaci e nuovi vaccini anche a base di mRNA, quindi con modifiche sostanziali poi all'animale, al DNA dell'animale, e che ovviamente poi possono portare a conseguenze anche per chi li mangia. Quindi sono assolutamente d'accordo con lei rispetto a quanto ha detto. E, Umberto Del Nuce, l'abbiamo accennato anche la scorsa puntata, è stato approvato dal Parlamento europeo il Nature Restoration Law. E secondo te c'è un filo rosso che collega queste posizioni del governo italiano con quelle del Parlamento europeo? Beh, la scelta del governo italiano va un po' in contrasto con quella con diciamo l'orientamento europeo, perché la legge di cui hai parlato è una legge che va in realtà in senso contrario, cioè utilizza la scusa della natura per imporre delle politiche anche economiche, e più in generale una visione economica e dei rapporti di forza, perché diciamo obbligare la normativa europea, tra l'altro lo dimostra il fatto che è passata per pochissimi voti, per 36 voti, perché hanno votato 336 europarlamentari contrari 300, per cui è evidente che all'interno del Parlamento europeo c'era una forte opposizione a un disegno di legge che sulla carta è tutto a favore della biodiversità, ma vuol dire che è evidente anche comunque ai parlamentari europei, che non sono tutti o quasi nessuno diciamo estremista, sono tutti abbastanza sulle logiche mainstream, ma è evidente a tutti che sono normative che portano a delle grosse criticità, sia perché viene imposto di rimuovere per esempio le barriere
ai flussi d'acqua, per cui con dei rischi, no? Anche in termini alluvionali, per esempio, ma viene anche imposto di riservare il 30% delle terre dell'Unione Europea entro il 2030, fino ad arrivare al 90% entro il 2050 dedicate alla biodiversità. Però questa normativa che segue, no, l'impostazione delle Nazioni Unite, che hanno imposto la stessa cosa a livello internazionale, in realtà ha delle logiche ben precise. Ci sono varie associazioni in ambito internazionale che stanno denunciando come la scusa di generare, no, dei parchi della biodiversità si stia concretizzando in varie parti del mondo nella cacciata dei popoli indigeni che vivono lì da millenni e che sono i veri protettori della biodiversità in nome di una biodiversità imposta dalle Nazioni Unite. Però spesso poi questo viene fatto con violenze, con omicidi, e non di rado si scoprono magicamente sotto questi territori giacimenti di minerali o quant'altro. E la stessa politica che nel secolo scorso, per esempio in America, ha portato all'apertura di grandi parchi naturali, che però in realtà sono consistiti nello scacciare gli indiani dalle loro terre e rinchiuderli in riserva a favore del turismo e del consumo delle aree geografiche come beni di consumo. Allora, ora questo viene portato anche nei nostri territori ed è evidente che andrà a colpire anche i piccoli agricoltori e i piccoli proprietari terrieri, perché è evidente che garantire che il 30% dei territori siano dedicati alla biodiversità vuol dire sottrarli anche all'agricoltura, e questo andrà a beneficio dei grossi produttori e anche dei produttori di carne sintetica. Quindi in questo senso questa normativa contro la carne sintetica e il governo italiano va un po' a difendere quell'identità di sovranismo, perlomeno in ambito agroalimentare, che comunque un po' il fiore all'occhiello della produzione e del capitale, del medio capitale italiano. E, insomma, questa è un po' la mia visione su questo argomento. Beh, d'altronde, per tener fede al Ministero della Sovranità Alimentare, giustamente bisogna cercare. Certo. Ovviamente. Anche poi quella monetaria, insomma, ci hanno rinunciato un po' tutti. Quindi almeno l'hamburger di canina, insomma, quello ce lo teniamo stretti intanto. È chiaro che queste decisioni a tutela dell'ambiente, che poi appunto una tutela, come giustamente dicevi tu, che spesso diventa una scelta drastica per popolazioni indigene, per aree che da tempo invece sono sempre state tutelate dal punto di vista della biodiversità da questi popoli, è una scelta dettata da quella che è la nuova emergenza, cioè l'emergenza climatica, l'emergenza ambientale, perché appunto appare ormai difficilissima la coesistenza tra l'uomo e la natura. E di emergenze parliamo in questo terzo argomento di puntata, perché da una parte abbiamo un aggiornamento rispetto a quella che è stata l'emergenza in Emilia-Romagna, perché il 22 luglio è stato soppresso l'emendamento del PD che prevedeva che il commissario alla ricostruzione Figliolo si potesse avvalere dei presidenti di regione come subcommissari, e il PD ovviamente ha contestato questa mossa del centrodestra, dicendo che appunto il centrodestra cerca sempre di governare in maniera accentratrice, anche speculando, diciamo, dal punto di vista politico sulla tragedia in Emilia-Romagna. C'è da dire che comunque sulla questione dei subcommissari si era espressa anche la Ragioneria dello Stato, dicendo che non c'è una copertura per poter portare avanti questo emendamento. Dall'altra parte, in tema di emergenze, abbiamo visto come negli ultimi giorni sia il Nord Italia che il Sud Italia, anche in maniera diversa, è stato colpito da una serie di catastrofi, potremmo chiamarle, anche se di piccole dimensioni, climatiche, con un Nord Italia maciullato dalla grandine e invece un Sud Italia in preda alle fiamme e al fuoco, soprattutto la regione siciliana. A questo proposito andiamo subito con il contenuto numero 2, che sono le parole del ministro Musumeci.
Buonasera dunque al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Buonasera Ministro. Buonasera a voi. Ministro, l'Italia sta vivendo quello che lei ha definito la giornata più complicata degli ultimi decenni. Ci dice qual è la situazione adesso? Beh, voi avete fatto una rassegna di tutte le criticità abbastanza completa, benché sintetica. È una Italia spaccata in due, come è stato sottolineato, e questo è il risultato di uno sconvolgimento climatico del quale forse ancora non abbiamo preso piena consapevolezza. Continuo a sentir dire non era mai accaduto. Il cambiamento climatico è iniziato già 15 anni fa, oggi produce i suoi effetti tanto nel centro-sud quanto al nord. Noi non possiamo restare inerti e inermi. C'è un problema culturale, ma c'è anche un problema che investe tutte le istituzioni pubbliche e private. Dobbiamo adattare ogni nostro intervento sul territorio ad un contesto di tropicalizzazione che purtroppo stiamo tristemente conoscendo. Io voglio rivolgere un pensiero alle vittime di questa ennesima tragedia, ma è chiaro che continueremo a contare e a piangere morti se non ci attrezziamo, a cominciare dal cittadino che deve fare il proprio mestiere improntato a senso di responsabilità, per poi continuare con i comuni, con le province, con le regioni e con il governo nazionale. E vorrei anche rivolgere un appello a Bruxelles, ma lo formalizzeremo proprio nella giornata di domani. La flotta dei Canadair dell'Europa è una flotta assolutamente insufficiente. Noi non possiamo ogni volta mendicare l'arrivo di un velivolo anfibio. Abbiamo bisogno di potenziare la flotta europea. Ecco, a proposito di queste dichiarazioni, proprio qualche ora fa è arrivata la conferma da parte del ministro Musumeci che la prossima settimana il governo potrebbe appunto decretare lo stato di emergenza per quelle regioni che ne faranno richiesta. In particolare ovviamente ci riferiamo alle regioni del centro-nord, e quindi Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, più la Sicilia che, come detto, è devastata dagli incendi. Professor Lanzalaco, venendo alla prima parte di questo tema, cioè la questione dei subcommissari, sembra che non si parli più di quanto accaduto in Emilia-Romagna né di come procedono i lavori per la ricostruzione, a maggior ragione che adesso abbiamo il generale Figliuolo come commissario straordinario. Lei ha qualche, diciamo, notizia rispetto a come procede la ricostruzione o comunque qualche analisi da fare a riguardo? Ma anzitutto ho visto un paio d'ore fa che c'è stata una rettifica da parte, non so di chi esponente del governo, non mi ricordo, comunque che ha detto che c'è stato in effetti un errore perché verranno tolte sicuramente le strutture di supporto ai vice commissari, ma non verranno tolti i vice commissari. Ha detto c'è stato un errore nel correggere l'emendamento. Vediamo adesso che succede. Per quanto riguarda la situazione locale, ho informazioni, fra l'altro apparse anche sulla stampa locale, informazioni affidabili, e cioè non sta succedendo praticamente nulla, nel senso che dopo la lunga pausa e il braccio di ferro fra Salvini e Bonaccini, che è durato un mese o giù di lì, è stato nominato Figliuolo, ormai quanti sono 24 giorni se non sbaglio, e non è successo ancora nulla. Fra l'altro anche qui c'è un altalenante flusso di informazioni, per cui da un lato dice non abbiamo risorse, dall'altro però dice sì, adesso è arrivato 1,5 miliardi, eccetera. Però quello che si sa è che non
è stato fatto nulla, o meglio, c'è stata una prima fase di eccezionale mobilitazione per salvare vite, dove si sono prodigati i vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri, cioè, una volta portata a termine questa operazione importantissima, però il tutto si è fermato, per cui mi dicono che i cittadini stanno facendo fronte di tasca loro ad altre emergenze, perché ci sono problemi di fogne intasate, ci sono problemi di stabili completamente inagibili, ma le istituzioni sono praticamente assenti. E pare, mi riferiva persona molto informata sui fatti, che adesso il problema sia questo, cioè che le imprese private, perché queste operazioni vanno fatte alle imprese private, chiedono dei preventivi, fare i preventivi, perizie soprattutto, porta via tempo, e non ci sono strutture amministrative disponibili. Quindi è il classico circolo vizioso, cane che si morde la coda a seconda cosa, per cui per avviare le cose servono delle perizie, ma non ci sono gli apparati amministrativi che sono in grado di farle. Naturalmente le imprese, finché non hanno in mano dei preventivi firmati, possibilmente approvati, non si muovono. Quindi la situazione è di, almeno questo è quello che mi dicevano, mi ha riferito domenica mattina in una lunga conversazione, la situazione è di completo stallo. Forse il generale Figliuolo ha perso qualche medaglietta per strada, la sta cercando, per questo ancora non è riuscito. Mezzo al fango, sì. E, Umberto, ritornando alla macro questione dell'emergenza climatica, dell'emergenza ambientale, è un mantra che diviene sempre più incessante. Quindi oramai il termine, diciamo, i termini stato di emergenza e anche zona rossa, come abbiamo sentito dalle parole del ministro, sono entrati nel linguaggio comune, ce li portiamo dietro dal Covid. Ti chiedo che estate ti aspetti da questo punto di vista, quindi rispetto a questo martellamento, e se può essere a questo punto il giro di boa per imporci nuovi cambiamenti nel nostro stile di vita. Ma io credo di sì, sinceramente, ormai mi aspetto di tutto. Di fatto il mantenere costantemente uno stato d'emergenza è una precisa lotta psicologica nei confronti dei cittadini, e esaurirli psicologicamente in modo tale che siano più predisposti ad accettare comunque manovre sempre più invasive e sempre più impattanti di stili di vita. Per cui io sinceramente mi aspetto invocazioni di stati di emergenza climatica, e anche, perché no, regimi di comportamento di vario tipo imposti, da coprifuochi a utilizzo scarso delle risorse, non so bene cosa si inventeranno, ecco, però sinceramente mi aspetto misure di questo tipo. Ormai ci siamo abituati, mantengono alto il livello, no, dello stress, e vanno avanti per la loro strada. Certo, assolutamente. Anche perché poi, come al solito, le conseguenze ricadono sulle popolazioni, su chi, diciamo, non è che abbia tutte queste colpe, in quanto semplicemente si adatta a uno stile di vita che, storto morto, è stato imposto dal capitalismo, dal liberismo, dallo sviluppo, no? Sono d'accordo. Tra l'altro, di nuovo, è un po' il discorso che abbiamo affrontato l'altra volta. Di fatto vi è tutto un'orchestra narrativa che mira a interiorizzare un senso di colpa per la situazione climatica, e che viene, diciamo, ribaltata sul consumatore e sulle abitudini, sullo stile di vita dei cittadini, no? Come diceva Musumeci, e
Quando in realtà se un'emergenza vi è per il sistema produttivo e l'impatto che può avere il consumatore è nullo in confronto al sistema industriale, al sistema produttivo in senso ampio, però loro non mettono in Amazon non mette in discussione il loro modello produttivo e distributivo. Tra l'altro vengono fatte normative non contro gli allevatori, contro tutto questo sistema no, di produzione anche alimentare, però di fatto, per esempio, l'impatto del digitale sul clima è ancora più alto perché tutti i sistemi di server, di raffreddamento, Google inquina più del trasporto su terra, però nessuno leva scudi per colpire il digitale o fargli pagare quote di CO2 o diciamo, limitare l'utilizzo dei social e dei computer per l'ambiente, no? Tu devi mangiare i grilli. Però continua a postare foto di te che fai nulla e vivi, capito? Per cui anche soltanto il modo con cui è affrontato dimostra una parzialità che è altamente ideologica, secondo me. Assolutamente, assolutamente concordo. Passiamo al quarto argomento di questa puntata, che abbiamo detto è abbastanza corposa, quindi cerchiamo di andare un po' velocemente per chiudere in bellezza questa prima stagione, che abbiamo intitolato questo quarto argomento Giorgia Internazionale, e ci riferiamo sia alla conferenza internazionale sullo sviluppo e migrazioni del 23 luglio che si è tenuta a Roma, sia al vertice FAO che si è tenuto invece dal 24 al 26 luglio a Roma anch'esso. E rispetto alla prima, alla conferenza internazionale su sviluppo e migrazione, hanno partecipato i massimi rappresentanti di oltre 20 stati. Giorgia Meloni ha tenuto un discorso d'apertura nel quale ha individuato tre punti d'analisi principali su cui i paesi si sono confrontati e dovranno continuare a confrontarsi nei prossimi mesi. Il primo è ovviamente il contrasto all'immigrazione illegale. Il secondo invece riguarda i flussi legali di migrazione, quindi questa differenza che abbiamo anche fatto la scorsa puntata. E il terzo invece è il sostegno ai profughi e ai rifugiati, a maggior ragione in un'ottica di cooperazione ad ampio raggio per sostenere lo sviluppo dell'Africa e più in generale ovviamente dei paesi di provenienza degli immigrati. Andiamo subito con il contenuto numero 3, Giulio, e poi continuiamo nell'analisi. Cari amici, è un grande onore per il governo italiano, per me, accogliervi a Roma per questa conferenza dedicata allo sviluppo e alle migrazioni. Su una cosa voglio essere chiara. Quello che noi inauguriamo oggi è soprattutto un dialogo tra pari, basato sul reciproco rispetto. Perché quello tra Europa e Mediterraneo allargato non può essere un rapporto, diciamo così, competitivo, addirittura conflittuale. Allora voglio essere, io è la prima a essere franca, so che per molti di voi in passato l'Europa non ha sempre considerato come propri i problemi del resto del mondo e che più in generale l'Occidente ha a volte dato l'impressione di essere più attento a dare lezioni. Probabilmente è anche questa diffidenza che poi ha reso difficile a volte andare avanti nella soluzione di dossier che erano strategici, ma sicuramente è stato così per quello che riguarda il dossier migratorio. Per questo, in un'ottica di partenariato a vantaggio reciproco, io credo che il primo obiettivo di questa conferenza debba essere quello di lanciare iniziative e progetti di sviluppo per la regione del Mediterraneo allargato, dell'Africa subsahariana, attraverso la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti che dal mio punto di vista dovrebbero concentrarsi prevalentemente su ciò che è strutturale, agricoltura, energia, infrastrutture, educazione e formazione, sanità, acqua, igiene. Per questo l'obiettivo dei nostri lavori deve essere anche il reperimento delle risorse necessarie per realizzare queste iniziative di sviluppo, coinvolgendo non solo gli stati e le organizzazioni internazionali, ma anche valorizzando le iniziative private e imprenditoriali. E sono certa che la discussione che ci accingiamo ad avviare in questa sessione e in quella successiva
che coinvolge anche le organizzazioni e le istituzioni finanziarie internazionali, ci indirizzerà verso approdi ambiziosi e condivisi. Quindi vi ringrazio ancora una volta di cuore per essere qui, vi ringrazio per il contributo che porterete e dichiaro ufficialmente aperti i nostri lavori. Grazie. Ovviamente ci dissociamo da questa musichetta di sottofondo, ma faceva parte del video preso dal profilo TikTok della nostra Presidente del Consiglio, però era un giusto taglio e cuci di interventi appunto che riguardano l'inizio della conferenza. Venendo invece all'altro vertice che si è tenuto a Roma, dal 24 al 26 luglio, quindi fino ad oggi, si è tenuto il vertice delle Organizzazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura dal titolo Fame Zero. E tra i temi principali di questi giorni c'è stato appunto il ritiro della Russia dall'accordo sul grano, che non fa che aumentare anche in questo caso le insicurezze del nostro tempo, in questo caso rispetto agli approvvigionamenti alimentari. Professor Lanzalaco, con questo governo sembra che l'Italia stia tornando a protagonista delle politiche mediterranee, forse era da un po' di tempo che ciò non accadeva. Cosa ne pensa della capacità di Giorgia Meloni di affrontare tali impegni internazionali e quale crede sia il suo piano, vista appunto la conferenza stessa? Sì, vado via rapido perché se non sbaglio sono vincoli di tempo. Allora sì, certamente c'è una volontà di protagonismo. Si parte, è partita da alcuni presupposti giusti, cioè ha detto, non so se nel discorso iniziale o nella conferenza stampa, però la frase c'è, ha detto, dopo anni in cui si è negato questo, oggi affermiamo che i confini ci sono e vanno rispettati, l'immigrazione va governata, questa è una premessa sacrosanta che io condivido pienamente, penso di non essere il solo, dati i milioni di voti che ha preso Fratelli d'Italia, e questa è la notizia buona. La notizia meno buona è questa, che Giorgia Meloni invece qua nel contenuto appena trasmesso dice l'Europa, l'Occidente ha badato, è stata più attenta ai propri problemi che a quelli degli altri. Ecco, no, qua bisogna essere chiari, agli altri l'Europa i problemi li ha creati con il processo di colonizzazione e di questo prima o poi bisogna parlare, perché quel processo ha lasciato tracce di cui tuttora si pagano i costi. Ecco, a questo proposito mi ha colpito una cosa, che questo processo di Roma, perché si chiama così questo percorso etichettato processo di Roma, ecco, è stato inaugurato in assenza di Francia e Germania. L'Italia intende muoversi da solo, un nuovo protagonismo. Ecco, la Germania d'accordo, ma l'assenza della Francia può creare seri problemi, perché non dimentichiamoci che l'Africa occidentale, l'Africa equatoriale hanno ancora vincoli coloniali non formali ma economici e monetari con il franco CEFA. Sono paesi, sono decine e decine di milioni di persone, sono una quindicina, 20 stati che vogliono acquisire la sovranità monetaria rispetto a un paese preciso, la Francia, perché la Francia è l'unica che ha mantenuto legami di tipo coloniale. Allora, avviare un processo di questo tipo senza il principale, mi passi il tema, il principale colpevole è abbastanza bizzarro e strano. Ecco. Ultimo punto, teniamo conto del fatto che questi processi, basta fame, portiamo infrastrutture, culture, eccetera,
tutte cose molto belle, ma bisogna fare i conti con un dato demografico, e cioè che nel giro di pochi decenni il 40% della popolazione mondiale sarà popolazione africana. Quindi questi problemi vanno affrontati in una prospettiva, cioè governare questi problemi va benissimo, ma tenendo conto che non sono problemi statici, sono problemi che andranno aumentando di anno in anno. Quindi occorrono misure sì strutturali, ma ha ragione, ma proiettate nel futuro, perché se si prendono soluzioni strutturali avendo come target, come obiettivo il presente e basta, mi sa tanto che fra 10-15 anni, 20 anni al massimo, ci troveremo problemi molto più seri. Assolutamente, assolutamente. Il mancato invito di Francia e Germania forse può anche essere considerato uno smacco politico, visto la situazione in Europa. Certo, certo. Okay, poi ultimamente i rapporti tra Francia e Italia non è che siano proprio idilliaci, lo sappiamo. No, no, è chiaramente voluto, cioè mica un... non è che si sono dimenticati. O... gli inviti si sono persi. Esatto, è andato perso l'invito. E, Umberto, credi che questo processo di Roma, come giustamente ha detto il professor Lanzalago, perché poi stesso Giorgia Meloni l'ha definita così questa conferenza, questo processo che parte da Roma e che si lega strettamente anche alle dichiarazioni sul piano Mattei, di cui il governo ha parlato in questi mesi, credi che possano essere considerati delle forme di neocolonialismo mascherate? Questo credo sia forse un po' prematuro per dirlo, perché bisognerà vedere che cosa uscirà concretamente da questi tavoli. Il fatto, ho visto una dichiarazione della Meloni che diceva abbiamo bisogno di immigrazione legale, sa tanto di abbiamo bisogno di lavoratori a basso costo, e se fosse così, sì, sarebbe una nuova misura un po' colonialista, ma che non è del tutto nuova, perché è già stato sperimentato il fatto che, diciamo, con la fine del vecchio colonialismo, il nuovo colonialismo importa lo schiavo, invece che andare a delocalizzare lo importa. È stato fatto anche banalmente in Italia, io sono di Torino, negli anni 60 la Fiat ha importato migliaia di lavoratori dal sud Italia perché costavano meno. E, con tutti poi le difficoltà sociali e comunque un abbassamento dei salari. Quindi se fosse così, se tutto questo piano sull'immigrazione fosse questo, sarebbe sicuramente una nuova forma di sfruttamento e di colonialismo, secondo me. Certo, certo. Andiamo veloci con gli ultimi due argomenti di puntata. In questo caso vi faccio una domanda a testa. E Umberto, resto su di te per parlare della questione Commissione Covid, perché il 6 luglio c'è stato il via libera della Camera alla proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Il testo è stato approvato con 172 voti a favore, nessuno contrario e 4 astenuti, ma nessuno contrario perché sia il Movimento 5 Stelle che il PD si sono rifiutati di partecipare alla votazione. Addirittura il PD è uscito in massa dalla Camera. Il 13 luglio poi è arrivato l'ok per quanto riguarda la commissione Covid anche da parte della commissione sanità del Senato, e quindi diciamo stiamo aspettando ufficialmente l'ok del Senato nella sua interezza, però diciamo l'indirizzo, l'andazzo è questo. E, ovviamente rispetto a questa commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid sia Conte che Speranza si sono espressi in maniera contraria, Conte l'ha definita una farsa, mentre Speranza un tribunale politico a tutti gli effetti. E ricordiamo a proposito di Conte e Speranza che entrambi erano indagati dal Tribunale dei Ministri di Brescia per la gestione della prima fase pandemica,
e la loro inchiesta è stata archiviata, così come negli ultimi giorni è stata archiviata anche l'inchiesta su Attilio Fontana. E, Umberto, un tuo commento rispetto all'archiviazione appunto delle indagini nei confronti di questi personaggi, e poi molti parlano di una commissione farsa, ma non per i motivi per cui appunto lo fa Conte, ma perché in realtà non c'è da parte del governo la vera volontà di andare a scoprire cosa è accaduto e perché è accaduto, ma semplicemente la volontà di accontentare, possiamo dire così, una parte dell'elettorato di Fratelli d'Italia che, come sappiamo, è composta da persone che non ha accettato la narrazione pandemica. Qual è il tuo giudizio? Io sono purtroppo d'accordo con questa ultima posizione, nel senso che comunque mi sembra abbastanza una farsa che è volta paradossalmente in realtà a legittimare l'operato del governo in quel periodo, perché non c'è modo migliore di farlo che presentarsi come tutori della giustizia, però diciamo la valutazione è farla internamente e quindi poi magari validare ex post l'operato del governo. A quel punto anche gli elettori Fratelli d'Italia o chi fosse contro si troverebbe davanti a un muro di persone o di politici che sostengono, vabbè, si è fatta la commissione, hanno indagato, quindi cosa volete di più? Però che ci sia un po', insomma, che sia un po' così, secondo me si evince anche dalla lettura banalmente del testo, perché non è che si fa riferimento a chissà quali macchinazioni o addirittura reati o malafede, ma addirittura si vuole verificare sull'operato del governo in quella grave situazione di crisi, se non poteva addirittura fare di più, perché non è stata più celere nell'obbedire all'OMS o nel seguire le disposizioni dell'OMS. Quindi diciamo non credo che già per come è posto, per come diciamo è strutturata e sulle basi con cui è posta questa commissione, le domande che le vengono rivolte, che non è atta a soddisfare tutti coloro che sono molto critici dell'operato dei governi durante la fase della pandemia e diciamo che non si ritrovano nella narrazione dominante mainstream di quel periodo, perché già solo il testo appunto fa propri tutti gli elementi del mainstream e semplicemente vuole vedere insomma se hanno operato bene, se si poteva fare di più, cioè è messa così, e quindi sinceramente trovo che sia più un modo per paradossalmente validare quel periodo, mettendo però così, dando un po' di soddisfazione all'elettorato più critico. Curioso solo Speranza che si lamenta dicendo è un tribunale politico, come se non so, fosse una brutta parola, tribunale o politico, cioè nel senso, cosa ha paura di un tribunale o ha paura della politica? Che cosa deve essere una commissione? Una giunta di amici che si ritrova a discutere insomma di quanto fatto bene? Dimostra comunque la paura che ha del giudizio, di fatto, in realtà, psicologicamente. Assolutamente sì, anche se dopo l'archiviazione delle indagini nei loro confronti e dopo la pronuncia della Corte Costituzionale non mi aspetto particolari conseguenze per questi due soggetti, quindi probabilmente possono dormire sonni tranquilli. Sì, certo. Professor Lanzalaco, chiudiamo la puntata con lei e chiedo a Giulio di mandare il quarto contenuto, che è una foto, così nel frattempo lo affrontiamo insieme, perché la scorsa puntata abbiamo parlato della quarta rata, sottolineando che ne stavamo parlando nonostante la terza rata fosse ancora bloccata, e invece pochi giorni dopo, il 20 luglio, è arrivata la notizia dello sblocco, sblocco che è avvenuto grazie all'eliminazione dell'obiettivo dei 7.500 posti letto per gli studenti, che inizialmente dovevano essere raggiunti nel 2022, poi erano stati prorogati appunto nel 2023 all'interno degli obiettivi della terza rata, e infine sono stati spostati al 2026, data entro la quale il governo si è impegnato a creare ben 60.000 posti letto. Vedremo poi se ci riuscirà.
Eliminando quindi l'obiettivo dei posti letto, è arrivato il via libera della commissione per quanto riguarda la terza rata del PNRR, decurtata però di mezzo miliardo, 519 milioni, che verranno recuperati poi nella quarta rata. Una soluzione che così consente all'Italia di ottenere comunque quei 35 miliardi nel corso dell'anno solare e di sbloccare questa terza rata che è in installo da ben 7 mesi. Lo sblocco della terza rata è stato anche confermato poi dal commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni. Le chiedo cosa ne pensa di questo accordo raggiunto dall'Italia con la commissione al photo finish a discapito dei poveri studenti. Sì, appunto, ne avevamo già parlato dei pensionati, le residenze per gli studenti, quelli che un tempo erano chiamati pensionati studenteschi. Certo, entro il 2026 dovranno essere tutte nuove costruzioni, quindi ci sarà tutto il problema delle autorizzazioni da costruzione, eccetera. 2026 vuol dire che gli studenti che attualmente frequentano, sono iscritti ai corsi, non vedranno mai questi posti letto. La terza rata verrà erogata non dopodomani, ma entro fine anno, per la realizzazione di ben 55 obiettivi che ovviamente spaziano sull'universo mondo. Ma c'è un dato che ho trovato, fra l'altro ho mandato alla regia una tabella, se riusciamo a proiettarla bene, se no la metterei poi in descrizione, una tabella di un articolo che è uscito sul Fatto Quotidiano online nelle ultime pagine, quindi mi era sfuggito, ed è uscito il 15 luglio, una decina di giorni fa. Ecco, risulta da varie indagini, in particolare una fatta da Libera e il gruppo Abele, ma anche altri hanno fatto queste indagini, che c'è una gravissima lacuna nel monitoraggio dei progetti presentati dai comuni. Cioè su 1958 progetti presentati, a seconda delle varie ricerche, però si oscilla fra un 30 e un 50% di progetti non monitorati, non rilevati, privi di codice. Il codice è il codice identificativo, è fondamentale. Quindi c'è una lacuna nella mappatura di questi progetti che è grave. Di questo appunto ha parlato il Fatto Quotidiano, ma non nessun altro. E quindi siamo intorno, secondo l'INUNI, da questa rilevazione che è stata fatta da più di 120 volontari, comune per comune, anzi capoluogo per capoluogo, i comuni li hanno presentati. Non so se sono stato chiaro. È un problema, a mio parere, serio, perché vuol dire che c'è una massa di progetti fantasma che non risultano da nessuna parte. Io non so se questi progetti fantasma abbiano influenzato, abbiano condizionato i ritardi nella realizzazione del PNRR. Chiaro, cioè che sia stata in qualche maniera sottovalutata l'implementazione dei e la presentazione e l'implementazione dei progetti. Sicuramente poi questi progetti fantasmi non fanno che porre altre domande e dubbi su questo PNRR, che ricordiamo non sono soldi regalati. Signori... Esatto, fra l'altro, scusi se interrompo, però proprio sui dubbi, Libera, l'associazione Libera di Don Ciotti, formula un'ipotesi abbastanza inquietante, cioè che questi progetti fantasma saranno esattamente una miniera per la mafia. Libera è impegnata molto attivamente nei confronti. Quindi, esatto, è qualcosa di
preoccupante, perché sfuggirà al controllo, a un controllo pubblico. Quindi è un buon punto questo, sicuramente. Certo, i soldi in Italia spariscono sempre in qualche modo. Siamo arrivati, come dicevamo all'inizio, all'ultima puntata di questa stagione e io vi ringrazio davvero con tutto il cuore di essere stati con me per parlare, approfondire le tematiche del governo. Vi auguro ovviamente delle buone vacanze e ci rivediamo a settembre. Grazie mille. A presto. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Buonasera. A tutti i nostri spettatori. Grazie. E arrivederci.